Il Premio Nazionale Chiaravalle Arte continua a rinnovarsi e a guardare al futuro, aprendosi sempre di più ai giovani e alla contemporaneità. Un esempio lampante di questa tendenza è la partecipazione degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che sotto la guida della loro docente Lara Caccia, storica e critica dell'arte, avranno un ruolo di primo piano nella mostra che sarà inaugurata il 29 luglio alle ore 18:30 presso il Liceo Scientifico di Piazza Calvario a Chiaravalle Centrale. Gli studenti animeranno ben due sale della mostra, ognuna con un tema specifico. Quest'anno, diciamo, abbiamo creato due sezioni, cioè un'unica sezione dei giovani artisti, ma essendoci due sale a disposizione, abbiamo una sala che è quasi del tutto dedicata alla donna, alla figura della donna nelle sue sfaccettature, e invece un'altra sala dedicata anche al linguaggio della grafica e dell'illustrazione. Quindi vediamo che ogni anno, come dire, aumentiamo il nostro interesse ai diversi linguaggi di arte contemporanea, perché quest'anno appunto avremo anche la pittura digitale e l'illustrazione digitale, che per i ragazzi, come dire, è una nuova espressione, una nuova tecnica espressiva, e quindi il premio Chiaravalle si apre ancora di più alla contemporaneità. Tra i talenti che esporranno le loro opere a Chiaravalle ci sono Aloisa Ruzza, Maria Luisa Bevivino, Francesco Brogno, Marika Corrado, Laura Violetta Dima, Serena Fida, Eva Fruci, Luca Granato, Antonio Iannizzi, Martina Loiarro, Fiammetta Ornella Silipo, Emanuela Tavano, Gaia Valeo, Cassia Vona. Giovani che rappresentano il futuro dell'arte contemporanea e pertanto la loro presenza è un segno della volontà del premio Chiaravalle Arte di essere un trampolino di lancio per nuove generazioni di artisti.